Buonasera ragazze, anche se un po' in ritardo perché ci ho pensato tardi, condivido con voi questa ricetta veloce dell'insalata russa. A me piace molto l'insalata russa, me l'hanno insegnata a fare un'amica di mia mamma che la faceva buonissima e ho voluto provare a cuocerla in pentola a pressione. Purtroppo ho già cotto tutto e ci ho pensato in ritardo a fare un video. Comunque sia, ho fatto in questo modo. Ho tagliato le verdure a pezzettoni abbastanza grossi, così, e anche le carote, e ho messo tutto così intero nella pentola a pressione. L'ho mandata in pressione col solito sistema che uso per cucinare, il solito metodo di cottura. Ho messo dell'acqua, ho messo il sale, ho messo all'incirca un palmo d'acqua dentro la pentola a pressione, ho messo il sale, dopodiché l'ho messa alla massima potenza. Quando ha cominciato a sfiatare, l'ho fatta cuocere per 6 minuti e poi l'ho lasciata sfiatare al tempo che si è aperta e lo sto facendo sgocciolare. Dopodiché io la taglio con una forchetta a pezzi così. Ora vi faccio vedere, questi ne ho già tagliati un po'. Semplicemente prendo la patata, faccio vedere sia patate che carote, e le schiaccio col rebo della forchetta o dorso in questa maniera, in modo irregolare da avere pezzi più grossi e pezzi anche sbriciolati di patata, in modo tale che la maionese poi faccia una bella crema. La maionese poi la faccio in bimbi, con la ricetta classica del bimbi. Io aggiungo succo di mezzo limone nella maionese e un cucchiaino di aceto di mele, che mi aveva insegnato a utilizzare l'aceto di mele una mia amica, perché a me l'aceto non piace, proprio non mi piace. Però la maionese, solo col succo di limone, non mi sapeva di maionese. E allora questa mia amica che lavora in un ristorante mi aveva detto: utilizza l'aceto di mele che è più delicato e vedrai che ti piace e ti dà l'idea della maionese. Ho provato e in effetti lei aveva ragione. Ora io procedo con tutto questo sistema, lo faccio finché le patate, le carote sono ancora calde, in modo che si schiacciano molto meglio. Dopodiché li faccio raffreddare per bene. Ora io domani purtroppo ho degli operai in casa, quindi non so se riuscirò a farvi vedere come finisco di assemblare l'insalata russa, ci provo. E niente, vediamo se riesco a farvi vedere anche come faccio, come assemblo con la maionese e tutto quanto. Comunque in maniera molto semplice, poi butto la maionese qui dentro, se volete mettere quella già comprata, mettete quella già comprata, stendete in una teglia e guarnite a piacere. Io in più aggiungo il tonno, perché a me nella maionese piace il tonno. L'insalata russa mi piace molto, un piatto molto fresco. Sabato andiamo in campagna da mia mamma, mio fratello aveva da fare, figuratevi, da prima di Natale. Un maialino nel barbecue intero, quindi faremo questo benedetto maialino finalmente dopo malattie, accidenti vari, lockdown e quant'altro. Finalmente riusciremo a farlo e quindi ci mangiamo una bella insalata russa in accompagnamento. Mi è venuto in mente così di farvelo vedere al volo perché magari ci vediamo, no, perché non so come messa la videocamera. Perché in questo modo non c'è praticamente caldo in cucina, vabbè c'è caldo perché c'è caldo, però non si è scaldato assolutamente niente, quindi se a voi piace l'insalata russa, in questo modo riuscite a cuocere le verdure in pochissimo tempo senza sviluppare troppo calore in cucina, perché all'incirca il tempo che è andata in pressione, il tempo che ha cotto sono stati 8, forse 9 minuti, non di più, quindi in 10 minuti io avrò una bella teglia di insalata russa che posso mangiarmi a All'interno pranzo, delle mie pianino, verdure oppure qua ho arrotolata con inserito prosciutto il cotto per una tonno e cena poi dopo una fresca bella e veloce. mescolata tutto insieme. A questo punto faccio la mia maionese nel bimbi, qua ho fatto dose doppia, mi è venuto un bel po' di maionese. Mescolo la maionese alle verdure e creo già tutto l'impasto pronto del tonno, la maionese, tutto fatto. Dopodiché la metto in una teglia e la ricopro con la maionese avanzata. A questo punto posso guarnirla come più preferisco. A me piace molto mettere sia il tonno che le olive. E niente,
condivido con voi questa ricetta così, vediamo se riusciamo, che magari ci vediamo in faccia per i saluti, provo col corridoio, se mi vedo nello specchio, ok, la mia solita faccia da disperata, non sono più riuscita a girare video decenti, e niente ragazze, volevo condividere alla veloce questa ricetta così, questo metodo di cottura, se riesco poi cercherò di finire di fare un video come si deve. Nel frattempo ne approfitto e vi saluto. Ciao a tutti!